cavallo con cui tu non hai rapporto e lui non ha rapporto con te, o ti ignora perché tu hai comunque un modo di fare che permette al cavallo di non temerti, altrimenti si allontana perché comunque non rappresenti il suo mondo. Siamo noi esseri umani che vogliamo confrontarci con lui, siamo noi esseri umani che vogliamo avere un rapporto con lui e avere qualcosa in cambio da lui, perché altrimenti non ci relazioneremo con il cavallo. Ancora oggi è difficile pensare a un cavallo d'affezione, un cavallo che emotivamente ci ricordi il cane, cioè quell'animale a cui voler bene indistintamente da ciò con cui puoi fare, ciò con cui puoi lavorare, cioè un animale da voler bene, punto. C'è difficile capirlo. E quindi, fino ad oggi, si sono adoperati dei sistemi per i quali si stabilisce un dialogo dove la nostra forza, la nostra caratterialità viene dimostrata al cavallo per dire: vedi, io e te possiamo lavorare solo in queste condizioni. Le condizioni sono quelle che io ti dico chi sono in questa maniera per farti capire che sono forte, che sono robusto, che ho potere, perché è l'unico sistema che ho per dirti: devi fare ciò che io vorrei che tu facessi. Perché con le buone non ci posso riuscire, con le buone non posso dire al mio cavallo: ti voglio bene, salta quell'ostacolo. Non ti posso dire: quanto stiamo bene insieme, corri nel tondino. E soprattutto quando lo voglio io. Non posso. Devo fare in modo che il mio cavallo sappia che quando io gli chiedo qualcosa deve farlo. Poi lo ripeto ancora. Oggi si è arrivati ad essere morbidi. Si è arrivati non più avere le fruste che lasciano i segni, siamo arrivati a non mettere più, non tutti per sfortuna, ma non siamo più arrivati a mettere sul muso del cavallo degli attrezzi, delle redini che lo obbligano per via del dolore che prova ad andare da quella parte, a fermarsi quando vogliamo. E questi metodi però non sono ancora sufficienti per garantire al cavallo un benessere intimo. Gli fanno fare cose, gli fanno avere atteggiamenti in maniera meno costrittiva, in maniera più morbida, ma comunque ancora una volta in un modo in cui il cavallo non può sottrarsi dal fare ciò che noi desideriamo. E questo, se vogliamo, Rico, dimmi. Per cui in pratica, mentre tanti puntano al benessere fisico del cavallo, sostanzialmente vuol dirci che oggi come oggi è arrivato il momento di pensare e cercare di capire il benessere psichico del cavallo, per cui non più solo la sua fisicità, non più solo farlo stare in un ambiente tranquillo e sicuro, ma cercare di fare qualcosa anche per lui a livello psichico, a livello mentale, come benessere totale. Esatto. Questo però lo possiamo ottenere solo se noi vogliamo bene al nostro animale, al nostro cavallo, come essere vivente, non come prestatore d'opera, cioè come colui nato, vissuto e visto esclusivamente come qualcuno o qualcosa con cui fare. Se per me il cavallo, nel momento in cui lo vedo, ha una sella in groppa, non è più un cavallo, è un cavallo sellato pronto a ricevermi. È un cavallo adibito come scopo al portarmi in giro, a portarmi a fare trekking, a portarmi a fare gare. Non posso vederlo come un essere vivente in realtà per ciò che è. Perché un cavallo non è nato per portarmi in spalla, non è portato per fare salti. Lui è nato come sono nato io, per viversi la sua esistenza. Pertanto il suo stato emotivo fino ad oggi non è stato molto valutato. È stata valutata la sua forza, è stata valutata la sua fisicità, tanto più che ci sono delle selezioni di razza che portano questo. L'essere umano ancora non è predisposto a vedere il cavallo, appunto come dicevo poco fa, come un qualcuno, mi viene da dire,
a cui voler bene e basta. Poi è chiaro che questo non significa non fare delle passeggiate in cui lui ti accetta su di sé, ma già la parola accetta su di sé è diversa da ti porta su di sé perché tu lo vuoi. Così come un cane non è detto che per forza debba fare quello che vuoi tu, cioè i cani si comportano e fanno la guardia meglio di tanti altri se tu gli vuoi bene e se sentono di proteggere il bene, che non è il bene materiale della casa, ma è il bene del suo partner, il bene dell'alcova in cui vive. E un cavallo fa la stessa cosa, se tu gli dai una dignità di vita, gli fai sentire che lo rispetti come essere vivente, che lo leggi dentro nella sua emotività, nella sua espressività interiore, non solo come fisicità perché fa delle cose, probabilmente, a parte inizialmente che può rimanere un attimo sconcertato, poi ti dice, ti guarda e ti accetta per questo tipo nuovo di sistema di vivergli vicino, perché non si sente pressato, non si sente incitato a qualcosa di sbagliato, non si sente violentato, non sente che tu vuoi dominarlo e soprattutto sente finalmente qualcuno che lo legge nei suoi desideri, che lo legge nelle sue necessità, che lo legge nelle sue paure, che non sono quelle classiche che ormai si conoscono, sono anche paure che possono far parte di una fobia naturale per un modo di essere vissuto fino a quel momento, oppure per cose che capitano nelle circostanze che per noi potrebbero apparire quasi assurde, ma che per un cavallo invece hanno delle rilevanze molto forti. Delle dinamiche magari di branco che non abbiamo capito, dove un cavallo si è isolato e che però deve essere capito per venirne fuori, non può essere incitato con la corda ad essere forte di carattere, deve essere capito, deve essere aiutato dentro, non mosso fuori. Ecco che io desidererei che le persone, la gente che ama i cavalli, ricominciasse a vedere sotto questo prospetto un essere vivente con dignità come la nostra, con diritto di vivere come la nostra e con un rispetto doveroso da dovergli dare, proprio perché vivono. E sperare che le persone capiscono che più che guardare all'esterno è bello, è importante sentirli dentro, perché loro ti dicono tante cose nei loro silenzi, nei loro occhi, che sono la parte più espressiva che hanno, come per noi, tipo come faccio io, le mani, ti dicono tante cose. Il loro muso un po' più protratto, un po' più retratto, le loro pieghette su quel borbuzzo che ti viene da spalpugnare, ti dice tante cose, perché loro ti parlano, però è talmente silenzioso il loro linguaggio che per noi uomini o alle volte è incomprensibile oppure proprio non ne abbiamo voglia. Noi vogliamo l'azione, vogliamo il movimento, noi ci piace il cavallo che galoppa, ci piace che ci porti, e allora ritorniamo sulla fisicità. A me piacerebbe invece che le persone capissero che leggere un cavallo, e per leggere intendo entrare in lui, non può fare altro che stimolare il cavallo a fare la stessa cosa. Perché così come la mia azione crea azione al cavallo, perché crea movimento, il mio interpretarlo non può far sì che stimolare il cavallo a fare la stessa identica cosa, perché è un corrispettivo. Io agisco, lui agisce, io interpreto, lui interpreta, perché non c'è azione, non c'è richiesta di qualcosa da fare, c'è qualcosa da capire. E se il cavallo comincia ad essere interessato a me, comincia ad essere voglioso di stare con me, si relaziona, si rapporta con me, se non gli chiedo azione, in che modo può stare insieme a me se non cercare di capirmi e quindi aiutarlo nello sviluppo suo cognitivo e quindi facendogli capire che se io lo capisco e lo interpreto vuol dire che mi sto immedesimando in lui, perché non potrei far diversamente, no? L'empatia è questo, io entro nell'altro, divento l'altro.
e quindi prima di arrivare a questo ho dovuto capire molto bene il mio cavallo, perché io non sono un cavallo, non posso pensare come un cavallo e vivermi le sue emozioni, devo prima viverci appieno tempi lunghi vicino a lui, facendo niente, standogli vicino, guardandolo, annusandolo, toccandolo con delicatezza per percepire il suo calore, i suoi piccoli movimenti. E lui farà la stessa cosa con me. Perché? Perché non chiedendo appunto azione, lui cercherà di far sì che le mie non parole, o poche parole, i miei movimenti, che non chiedono niente, ma che però dicono tanto, perché anche lui si muove e sembra che non dica niente, ma dice tanto, non può che stimolare la sua voglia di entrare in me, cioè di capirmi, e quindi empatia. Un'empatia che ai cavalli è già oggi esistente, così come per noi. Noi siamo empatici tra esseri umani, loro sono empatici tra cavalli.